Questo programma è offerto da Yo quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugar, comer pomar rosa y oler las rosas de mi rosal del norte de Déjame soñar desde acá y déjame soñar, déjame soñar. Amici di Movida TV Latina, siamo qui in compagnia del presentatore e direttore artistico della serata, Calù, va bene così, e di uno dei DJ di questa sera, Geppo. Allora, parlaci un po' di questo Salsa Italy, è la prima volta che presenti? Allora, questa è la 14ª edizione del Salsa Italy, io la presento da 5 edizioni, e una insomma in qualità di presentatore, 4 in qualità di direttore artistico, infatti lo pago io quasi, più o meno. Lui è bravo però, quindi merita, insomma merita così. E nulla, insomma, vabbè, è un evento davvero davvero particolare, insomma, forse sia proprio insomma, dal nome Salsa Italy, perché noi cerchiamo di privilegiare quelli che sono i gruppi fondamentalmente italiani, quindi non avendo, come capita spessissimo magari da altre parti, non voglio parlare male degli altri perché poi magari insomma, però non privilegiamo l'artista internazionale rispetto a quello nazionale. Salsa Italy è per gli artisti nazionali e internazionali, forse insomma diamo un po' più di valore a quelli che sono, quelle che sono le scuole un po' più piccole, magari con gli artisti un po' più emergenti, infatti quelli che poi diventano bravissimi passano sempre per il Salsa Italy. Grazie. Allora Geppo, tu sappiamo che tu vieni da Lecce, no? Esatto. Com'è nata la tua passione per il mondo dei balli caraibici, per questa musica? Beh, perché negli anni passati, prima ancora di conoscere il mondo dei balli caraibici, della musica cubana, per quello che poi è la mia passione nel particolare, mi occupavo sempre di fare il DJ in varie discoteche della Puglia, con altri generi musicali, poi grazie a delle amicizie ho conosciuto questo ambiente molto divertente, molto piacevole da frequentare, ho detto beh, quasi quasi faccio un salto in quel del mondo latino e vediamo un po' come va, e poi è stato davvero quasi amore a prima vista, perché come ho cominciato mi sono legato tantissimo e ci sono ancora dentro. Conosci la nostra trasmissione, tu che vieni da Lecce? Sì, guarda, ti posso dire che di recente sono stato in quel di Bari per un evento e là mi chiacchieravano un pochettino di questa trasmissione, e poi ovviamente con i social network adesso ormai siamo, non ci sono più frontiere, e vedo quindi spesso i vostri filmati anche comodamente da casa, nonostante stia a Lecce. Perfetto, ringraziamo qui i nostri ospiti e facciamo un saluto a tutti gli amici di Movida TV Latina. Ciao! Ciao amici! No existe, que son cuentos chinos la historia de Adán y Eva, Romeo y Julieta. Y me cuentan de esa gente que temen a tal pasión, pues dicen tal tontería por no enfrentarse al amor. Per me è un piacere essere accanto a questi due maestri. Sapete perché? Sono stati i miei primi due maestri di salsa. Ricordi, Gianni? È vero, ricordo, lo confessiamo, sì, è vero. Allora, ve li presento. Io sono Gianni Pugliese, ciao a tutti. Ciao, sono Roberta Cassano e rappresentiamo la scuola Il Barrio di Bari. Ok, allora Gianni, so che qui in queste tre bellissime giornate ci sono i tuoi ragazzi che presenteranno degli spettacoli. Ci vuoi spiegare un po' cosa ci faranno vedere? Sì, allora, in questa prima serata balleranno dei ragazzi che sono in realtà non solo dei nostri allievi, sono proprio in un certo senso figli nostri, e sono dei nostri collaboratori che presenteranno un po'
quelle che sono le nostre discipline portanti, quindi quella che è la salsa New York Style, cha cha cha. E nella seconda serata balleremo noi, quelli più anziani, insomma. Ci fanno ballare solo perché siamo anziani, quindi... E niente, faremo sempre un nostro spettacolo dove proveremo a mettere qualcosa di diverso anche, qualcosa di tap dance, di jazz, eccetera. Sempre con tema salsa, però. Prossimi eventi targati El Barrio e prossimi eventi targati soprattutto Gianni Pugliese e Roberta Cassano. Sì, allora, prossimi eventi, saremo il 22 giugno a Biceglie, il 23 a Matera, a fine luglio, non mi far dire una fesseria, non mi ricordo bene qual è la data, siamo in Croazia e non posso non citare l'evento a cui tengo particolarmente perché è molto prestigioso, a fine agosto il New York Salsa Congress. Per il quarto o quinto anno consecutivo, adesso non ricordo, comunque. Ok, Roberta, vuoi salutare il pubblico di Movida TV Latina? Ciao, un saluto a tutti, arrivederci a presto. Ciao, un saluto a tutti, arrivederci a presto nella nostra scuola, se si può dire, dai, nella nostra scuola El Barrio. Vi aspettiamo numerosi. Ciao a tutti. Amici Movida TV Latina, siamo qui col maestro Fernando Rodriguez. Sì, sono Fernando Rodriguez, detto Boom Boom, gli amici, diciamo, nome d'arte, e presento la Kizomba in questo evento, ecco. Sono angolano e presento la Kizomba, che è il ballo della mia terra. Che cosa rappresenta la Kizomba? Che genere di balli raggruppa? Allora, la Kizomba è un ballo di coppia molto sensuale, che si balla molto vicino. Non è che raggruppa altri balli, fondamentalmente raggruppa i balli, diciamo, tradizionali angolani come la semba o la ribita, e la ribita. E quindi sono balli, la Kizomba in particolare è un ballo che si balla molto ravvicinati, molto sensuale, che la carica sensuale è molto molto forte nella Kizomba, e adesso sta avendo molto successo, in particolare in Puglia, e vengo spesso in Puglia a fare degli stage in alcune scuole del Salento, sia del Salento che nel Barese. Sia nel Salento che nel Barese, sì. Cosa pensi di questo evento? Cosa ci porti tu? Allora, guarda, è un evento molto positivo, anche perché grazie a questo evento io ho avuto tutti i contatti in Puglia, grazie proprio al Salsa Italy. E questo è il secondo anno che partecipo in questa edizione estiva. E quindi vedo una cosa molto positiva, perché comunque promuove il ballo, promuove tutto l'ambiente, le scuole, i locali e tutto l'introito, insomma tutto quello che gira intorno a questo mondo meraviglioso che è il ballo. Perfetto, vogliamo salutare gli amici di Movida TV Latina? Facciamo un saluto? Volentieri, e grazie a tutti gli amici di Movida Latina, quindi continuate così, che questo lavoro è eccezionale per noi che lavoriamo, per noi che balliamo, per la gente che ci segue, quindi è importante questa sinergia di chi balla e di chi informa a chi ama il ballo. Quindi un saluto a tutti voi e gli amici di Movida Latina. Con la misma pluma y el mismo papel, te escribo esta carta, mujer, para que por fin entiendas que estoy enamorado de ti, que ese amor nunca llegará a su fin. Con la misma pluma y el mismo papel, te escribo esta carta, mujer. Recuerdo la primera carta que te escribí y al leerla me dijiste sí. Centro Revisioni Modugnese, revisione autoveicoli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli a 3 e 4 ruote, servizio gratuito di prelievo e riconsegna del mezzo, via Carducci numero 51A, Modugno Bari,
telefono 080 53 53 562. Siamo in compagnia di due dei maestri delle scuole partecipanti a questo bellissimo evento che vi presento. Tony Timbero. Simona Lo Conte. Allora, quali scuole rappresentate? Timbero Maior di Bisceglie. Enjoy Dancing di Trani. Allora ragazzi, io so che voi stasera avete un nuovo spettacolo che proponete qui al Salsitaly. Spiegaci un po' di cosa si tratta. Esatto, è una nuova coreografia che proponiamo in anteprima qui al Salsitaly. Si chiama Serenata Ritmica ed è una coreografia mista dello stile nuovo, cioè la timba, folklore, rumba, afro e tutte le tradizioni delle radici cubane, con una musica un po' particolare. Ok, io so che voi siete presenti a molte convention. Quali sono i vostri prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti sono in Spagna nel mese di agosto, poi partiremo per Napoli, Brindisi e Zurigo. Ok, allora, volete fare un saluto al pubblico di Movida Latina? Uno smack agli amici di Movida Latina, a presto e nelle prossime serate. Movida Latina! Siamo all'interno del bar di questo bellissimo villaggio, seguiteci e vedrete come si preparano dei meravigliosi cocktail. Andiamo! Per me è un grandissimo onore avere qui accanto a me un grande della musica internazionale che vi presento. Michael Fons. Allora Michael, come nasce il tuo amore per tutta la musica caraibica a 360 gradi? Questo fin da piccolo, come tutti i cubani, nelle feste con i grandi, mia nonna, che è quella che mi spingeva a ballare. E tutti poi, un po' tutti quanti, ma mamma, papà, quindi... Chiunque viene da Cuba ha questa, diciamo, questa esperienza, questa erenzia, eredità, e la portiamo poi avanti. Se poi andando crescendo si capisce chi veramente ha il talento per studiare e diventare un professionista e chi semplicemente rimane un bailador de calle, che poi alla fine è la cosa più importante, essere bailador e allo stesso tempo bailarin, poter abbinare queste due cose per dare le emozioni, quelle più spontanee che si provano quando uno balla sociale sul palco. Noi sappiamo che in Italia sei molto presente, cosa pensi dell'Italia a livello di cultura cubana? Siete fortissimi, così come lo stanno essendo anche adesso in giro per Europa. Trovo tantissimo interesse per la cultura cubana. È vero anche che quasi tutti i maggiori esponenti sono qui. Di conseguenza in Italia è dove c'è un'utenza maggiore e più conoscenza della cultura, prodotto proprio di questo, di tutti gli esponenti che ci siamo qua. Da tanti anni che si lavora e penso che Roma, la Puglia, Sicilia, Napoli, sono dei posti dove predomina la cultura cubana. Al nord, dove abito io per esempio, invece c'è più la tendenza sugli stili New York, Los Angeles,
però comunque dappertutto si balla tantissimo la cubana, perché è stata, diciamo, la prima disciplina nel mondo caraibico che è arrivato qua e che si è manifestata dovunque, e tutti quanti l'hanno apprezzata e ancora oggi continuano a ballare. Noi sicuramente abbiamo visto il tuo film, sicuramente sia io che Giussi siamo andati al cinema, però magari c'è qualcuno ancora a casa che non l'ha visto. Vuoi raccontarci di questa bellissima esperienza del mondo cinematografico? Allora, questa è stata una opportunità che mi hanno dato. Io non sapevo neanche di avere questa possibilità fino a quando mi hanno chiamato proprio all'ultimo momento, perché non sapevo neanche delle audizioni che si facevano. Quindi sono arrivato, sono andato, mi hanno mandato la richiesta per partecipare all'audizione. Però come se ho provato tantissime volte in tante altre situazioni e quasi tutte non sono andate a buon fine, prodotto di che ma a volte non si ha, diciamo, i canali giusti, oppure sono dei bluff, diciamo. E in questa occasione io ero un po', come si dice, non avevo tanta fiducia in che questo progetto potesse essere una cosa seria, ed essendo comunque a Londra, io lavorando in Italia, avevo tanti impegni e non riuscivo ad essere là per fare questa audizione. Quindi quando mi hanno chiamato, contattato, io inizialmente ho detto che mi interessava lavorare, ma come coreografo, se no altrimenti non... E quindi sono andati avanti. Io pensavo che non mi chiamassero, invece mi hanno chiamato per allenare la ballerina del film, e questo ha fatto in modo che loro, il regista e tutti i vari dirigenti dentro alla casa cinematografica vedessero la mia potenzialità come coreografo, e mi hanno lasciato a me come coreografo. Prima c'era uno che era Born the Floor, la compagnia famosissima del ballroom, e questo stava già lavorando, però loro volevano fare la fusione tra l'afro cubano e l'hip hop. Quindi quando sono arrivato io, diciamo che ero l'elemento proprio adatto per fare questo lavoro, e mi hanno dato questa possibilità di fare il coreografo e anche una parte nel film. È stata un'esperienza bellissima, la prima volta, quindi se capiterà ancora un'altra volta me lo auguro, però con questa io sono soddisfatto di aver fatto comunque una cosa che prima non si era mai fatta, anche se non mi hanno dato l'opportunità di fare veramente rispecchiare quello che è il mondo latino, perché comunque abbinando la hip hop dovevamo dare comunque una fascia del latino che è un po' più acrobatica di effetti, per poter fare la unione con l'hip hop, che sono tutti passaggi fortissimi, di acrobazia, la break e tutto quanto. Il ballo sociale in sé non lo abbiamo potuto fare, però è un inizio che secondo me darà uno spazio, aprirà delle nuove porte per il latinoamericano, perché non si era visto mai nel cinema con dei personaggi che veramente vengono dal mondo latinoamericano, cosa che mi sono proposto e l'ho logrado. Se ho portato dei personaggi che veramente esistono, che la gente conosce e che è andata a vedere al cinema. Quindi di questo è stata la cosa più emozionante, più bella che io, il ricordo che ho di questa esperienza qua, che abbiamo potuto portare la realtà al cinema. Ok, io ti ringrazio. Vuoi salutare il pubblico di Movida TV Latina? Un saluto alla Movida Latina da parte di Mike Fonco de corazón. Ogni parola sarebbe superflua per descrivere quello che abbiamo trascorso qui al Salsitaly in questi 3 giorni. Infatti abbiamo lasciato alle immagini il compito di immortalare queste 3 bellissime giornate, vero Giussi?
ragazzi indimenticabili, non stop. Infatti abbiamo dormito davvero poco, in compagnia di ospiti internazionali e locali, tanta bella gente davvero. Allora ragazzi, a noi non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Saremo presenti il 4 luglio al Magic Tumbao di Biceglie per il concerto dei Charanga Banera. Saremo presenti anche all'evento Baila Calabria che si svolgerà all'Hotel 501 di Vibo Valentia. Le telecamere del Movida TV Latina saranno presenti al 4 Salento Unidos Sud Salsa Festival 14, 15 e 16 settembre a Residence San Giovanni, Lungomare Gallipoli. Questo programma è stato offerto da Danza e Spettacolo, Via Piave 145 Bari.